Benvenuti al nostro appuntamento del sabato pomeriggio, questo lo chiamiamo dopo i playoff, questa è una puntata speciale che dedichiamo alla squadra rosso-blu. Noi proseguiremo poi nei sabati successivi parlando sempre del Taranto, ma parleremo naturalmente di quello che sarà l'argomento principe dell'estate, ovvero il calciomercato, ma di questo poi avremo modo e tempo per approfondire quella che è la nostra programmazione. Per ora concentriamoci sui fatti del giorno. Dunque, dopo i playoff ne parliamo con Leo Spalluto, illustre collega del Corriere del Giorno e di Radio Cittadella. Ciao Leo, grazie. Gianni, bentornato. Grazie a te per l'invito. E allora, oggi è una giornata particolare perché c'è stato questo incontro a Palazzo di Città tra il presidente del Taranto, i dirigenti, i tecnici, la squadra, il sindaco, l'amministrazione comunale, questo abbraccio simbolico che ha sancito, se vogliamo, da un lato il ritorno al dialogo sereno tra il Taranto e le istituzioni, in particolare l'amministrazione comunale, dopo le vicende che sono state portate avanti giustamente dal Taranto per quel che riguarda la manutenzione dell'impianto sportivo, e contemporaneamente, secondo me, si è dato il via alla stagione agonistica 2011-2012 ufficialmente, perché lo stesso presidente Taddare, lo sentiremo, ha tenuto un discorso di quasi 50 minuti a braccio, ha spiegato le linee guida del Taranto del futuro, che non si discostano poi di molto da quelle del Taranto che abbiamo finito di vedere, di osservare, di apprezzare. Leo Spalluto, mentre scorrono queste immagini piuttosto eloquenti di Alfonso Conte. Beh, io credo che tu abbia sottolineato innanzitutto quello che è il dato più importante che possiamo sottolineare, che è proprio quello della continuità, perché ricordiamo tutti e troppe volte nel nostro passato anni in cui parlare della fine di una stagione, dell'inizio della successiva, comportava sempre dei punti interrogativi, dei problemi, il non sapere quale fine avrebbe fatto la società, quali problemi ci sarebbero stati anche al momento dell'iscrizione. Invece, come hai giustamente detto, questa volta questo momento anche molto bello e che non si verificava, credo, da tantissimo, addirittura non ricordo che si sia verificato alla fine di una stagione, peraltro senza un risultato di una promozione ma con una semifinale persa, è stato innanzitutto un bel momento e un giusto riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale, quindi va assolutamente un plauso al sindaco Stefano, che ha saputo riconoscere l'importanza di questa stagione calcistica, l'importanza di una squadra che, pur non vincendo, non aggiudicandosi l'obiettivo finale, ha saputo sicuramente fare innamorare nuovamente un'intera città della propria squadra di calcio, e quindi è un connubio che torna, che è tornato ai suoi livelli di sempre, e l'attenzione dell'amministrazione comunale dimostra dunque che si è ristabilito anche un corretto rapporto fra istituzione e società calcistica. A questo si aggiunge il discorso del presidente Taddare, come dicevi, 50 minuti a braccio, che però sono 50 minuti estremamente rassicuranti, perché indicano la continuazione di un progetto, anzi il rafforzamento dello stesso, senza fare proclami ma con la serietà di chi si impone il proseguimento e l'accrescimento di un progetto calcistico per poi migliorare sempre di più i risultati sportivi. Il dato importante è già quello: il Taranto comunque è una società solida, è una società con una propria identità ben precisa, è una società che guarda subito al futuro, perché non è stato l'ultimo atto della vecchia stagione, come dicevi, è stato allo stesso tempo il primo atto di una nuova stagione. Già le notizie degli ultimi giorni, la conferma di Dionigi, che, di cui sicuramente parleremo dopo e a lungo, che rappresenta un altro tassello estremamente importante, considerando anche l'incredibile rapporto, l'incredibile afflato che si è creato fra questo tecnico e l'intera tifoseria tarantina, poi addirittura prime notizie di mercato, tanti progetti. Mi sembra che un inizio migliore non ci poteva essere. Ripercorreremo adesso, a partire da adesso, i momenti della conferenza del presidente Taddare, perché c'è stato l'incontro, la stretta di mano, lo scambio di doni con il sindaco, poi la conferenza stampa di Enzo Daddario. Come dicevamo, 50 minuti, abbiamo raccolto tutte le cose più importanti, o quelle che noi abbiamo ritenuto tali, le abbiamo suddivise in pillole per renderle godibili al telespettatore. Abbiamo dovuto fare naturalmente anche il nostro lavoro di giornalisti televisivi. Allora iniziamo con il primo momento. È lecito sognare sempre, abbiamo costruito le basi per qualcosa di duraturo, ha detto Daddario. L'importante era garantire il calcio a Taranto e garantirlo anche nei prossimi anni. Sentite. Noi abbiamo un problema. A me piace sognare. Cioè, io dico che secondo me un imprenditore
o quando si fa qualsiasi cosa, anche penso un sindaco, un politico, no? Se nella sua testa non c'è un sogno, evidentemente che cosa deve realizzare? Deve realizzare quello che è ricapitato durante la giornata. E mettere in fila un progetto importante partendo da un sogno è difficile, è difficilissimo, è complicato. Io non voglio tornare sulla questione di che cosa abbiamo rilevato. Abbiamo rilevato qualcosa che era letteralmente distrutto a brandelli, non c'era niente. Il primo progetto, la prima costante della nostra società è stata quella di realizzare le basi di qualcosa che potessero essere durature. Io con i miei collaboratori sono abbastanza, non sono severo, sono abbastanza determinato. Cioè, quando parliamo abbiamo degli obiettivi precisi scritti su un foglio e non si va al di là di quegli obiettivi, si torna indietro ogni volta per cercare di capire se quell'obiettivo lo stiamo centrando. E onestamente parlando, la prima fatica, noi abbiamo colonnato uno slogan che è il sogno che cavalca un sogno. Il primo sogno di tutti in assoluto era quello di fare in modo che la società del Taranto Calcio non fosse una società messa in discussione ogni anno. Cioè, io non credo che a Milano, Milan, Inter, Juventus, Lazio, Roma, le grandi società ogni anno mettono in discussione se si iscrivono al campionato, se hanno a disposizione lo stadio, se hanno le fiduzioni per iscriversi. Cioè, vedete, non credo che questo sia un argomento all'ordine del giorno in questi club. E abbiamo fatto in modo che il primo sogno che si realizzasse fosse proprio questo, cioè il Taranto Calcio è una realtà tarantina, è una realtà che appartiene alla città, è una realtà che noi cerchiamo di governare con la nostra capacità. Poi non saremo capaci di fare le cose benissimo, beh, a questo punto qua evidentemente lo vedremo negli anni. Io credo che secondo me di noi sentiranno parlare. Potete intervenire naturalmente come sempre, come in tutte le nostre trasmissioni, e non solo da ora, da sempre, attraverso le telefonate, attraverso le email, attraverso i messaggi. Vi diamo qualche indirizzo: 4716 555, 4716 330 i fax, anche se ormai è passato un po' in disuso. È diventato un po' una rarità, no? Il però fax. Sono arrivati, la settimana scorsa sono arrivati due fax, pensa, quasi un reperto archeologico. E poi le email, studio100@. Anzi, rivediamo così me la ripasso anche, studio100@studio100.it. Ce n'è anche un'altra, poi la rivediamo, lo rivedete in sovraimpressione, per intervenire, per dire la vostra, per commentare insieme il momento che stiamo vivendo tutti insieme. E allora, il Presidente D'Addario, è lecito sognare, l'abbiamo fatto costruendo delle basi solide, quindi ecco, il concetto che esprime D'Addario è questo: sogniamo sì, ma non lo facciamo sulla scorta del nulla, ma di un progetto che diventa un qualcosa di materiale, di concreto. Beh, anche perché un cammino è stato comunque fatto, ormai si è concluso il secondo anno della presidenza D'Addario. Il primo era iniziato con la coabitazione con Blasi, ma è stato comunque un periodo estremamente breve. Quindi parliamo anche di una persona che si è accostata al calcio e che ha imparato a proprie spese, sulla propria pelle, anche quelle che sono le difficoltà del mondo del calcio, della costruzione di una squadra. È ovvio che quindi l'esperienza non può che migliorare anche che quello che è il cammino sportivo della società. Oltre a questo, sicuramente D'Addario punta ad una solidità di squadra, di società, punta al fatto che Taranto possa essere sempre tranquilla e non abbia mai problemi, come diceva, di iscrizioni o di situazioni economiche. Direi che questa è la cosa più rassicurante di tutte, perché ovviamente ognuno di noi spera e si augura che al più presto il Taranto salga di categoria e raggiunga, no, i risultati sportivi più eccellenti. Però è già molto importante avere una squadra solida che sai che sta lì e che non ha problemi. Non sono stato a Roma, il presidente D'Addario ha svelato questo retroscena, quindi non ha seguito dal vivo la partita del Flaminio e non l'ha vista neanche in TV. Ha detto: ero in quel momento, quel pomeriggio di domenica scorsa, vinto dalla troppa tensione. Sentitelo. Questi ragazzi che hanno dimostrato ogni domenica negli ultimi 17, 18, 20 gare di ma non di sudare la maglia, di sputare sangue. Questa è la realtà. Noi abbiamo avuto, il dottor Petrocelli ne è testimone, ragazzi con gomitate sulla testa con 3-4 punti, punti in faccia, punti, cioè sembrava di essere in Vietnam, non sembrava di essere in un campo di calcio. E devo dire che la soddisfazione che ci hanno dato a Roma, io non ho visto la partita,
Non ho visto la partita né allo stadio né in televisione, perché per me è stata una sofferenza bestiale. Mi sono addormentato domenica e mi sono svegliato alle 6. Mia moglie ha detto: abbiamo vinto 3-2. Ok, abbiamo perso. Cioè, per dire quanto ancora io abbia un po' di bile in circolazione. Il sindaco è pure medico, quindi sai i fastidi che dà la bile. La facciamo andare via. Ok. Ecco, questo comunque è un aspetto importante che abbiamo voluto sottolineare per evidenziare anche la passione, no? Perché poi si tratta anche di passione quando si fa il presidente, tale da non riuscire a sopportare la tensione nervosa per vedere una partita dove c'è la tua squadra che gioca. Questa è una cosa significativa. È molto frequente, peraltro, nel calcio. Se ricordi l'epico presidente della Juventus Boniperti, che abbandonava le partite. È un dato, sicuramente il calcio è, tra virgolette, una malattia positiva, lo sappiamo tutti, nel senso che ti coinvolge, riesce a coinvolgerti in maniera totale. Fra l'altro, e tu ne sei stato testimone diretto a Roma, voi che siete stati lì di persona, credo che abbiate assistito, e noi davanti agli schermi televisivi abbiamo assistito, a una delle più belle partite, delle più emozionanti partite del Taranto da moltissimo tempo a questa parte. Una gara che ha sicuramente fatto innamorare chiunque del calcio, perché era calcio vero, c'era tutto in quei 90 minuti e poco più. C'era lo spettacolo, c'era il bel gioco, c'erano i gol, c'erano le emozioni rocambolesche, c'era la variazione continua, quasi come se fosse un film dello spartito. Quindi sicuramente è stato un momento di esaltazione generale al di là del risultato, e credo veramente che questa semifinale abbia scacciato via anche alcuni brutti ricordi che ormai sono vecchi di troppi anni. Ha dimostrato che quando il calcio è combattimento e sudore e antichi valori, alla fin fine anche una sconfitta diventa più che digeribile, anzi ricrea un entusiasmo persino superiore per cercare di tornare a vincere subito. William Leo ci scrive da Milano: sono un appassionato tifoso del Taranto, scrivo da Milano e ancora una volta mi tocca star male visto i playoff, anche se ci ho creduto sempre. Anche se all'andata abbiamo perso. Ci tenevo a ringraziare tutto lo staff del Magico Taranto per quello che ha fatto, e volevo fare una supplica al presidente: non smantellare la squadra come ogni anno avviene, riconfermare a tutti i costi, riconfermare tutti, così come è fatto. Sono contento per l'allenatore Penzalfini. Inoltre vorrei consigliare qualche acquisto dal Benevento, visto che retrocederà, scrive naturalmente Zito, Munard, Secas, anche se Secas con questa laternana, certo. Evacuo dall'Atletico Roma, Baronio, Dudu, Babù, Franchini, Mazzeo, poi dal Bari Grandolfo e dalla Serie D Malagnino, e possibilmente mi sa che sta ancora al Catania inutilizzato Gianvito Plasmati. Ecco, naturalmente poi questo è il periodo in cui si gioca anche con i nomi, certo, è divertente, diventa anche quello direttore sportivo, per è un libro dei sogni del tifoso sicuramente. C'è qualche nome interessante, non tutti, perché anzi nel progetto di svecchiamento c'è anche qualche Matusalemme in più, certo, anche buoni gusti, alcuni realizzabili. Penso che Grandolfo, tanto per fare un nome, sarà protagonista l'anno prossimo in Serie B assolutamente. Però dico, è bello il calciomercato, ti dà, è la fiera dei sogni, no? In cui ognuno punta a quel giocatore che magari vorrebbe avere con la propria maglia. Il Taranto ha, semmai, se vogliamo, un problema dal punto di vista del mercato, che è quello di una squadra che comunque dovrà operare molto anche con i prestiti, con i riscatti, eccetera, eccetera, e vedrà tornarsi, fra l'altro, indietro molti giocatori per fine prestito. Quindi, se vogliamo, i rischi di mutazione della rosa non sono sicuramente derivati tanto dalle scelte, ma forse in qualche caso dalle necessità. Vedremo, dovrà essere davvero bravo ad operare Angeloni con tutti i suoi collaboratori per questo mercato. Parliamo di nuovo della conferenza del presidente D'Addario, la cronaca nera nel calcio italiano. Ha detto: la Nocerina con il capitano arrestato, il Benevento con il portiere in manette, gli sponsor dell'Atletico Roma sono noti alla procura italiana. Così Enzo D'Addario, sentite. Io voglio soltanto fare due considerazioni. Avevo promesso di non farle, ma le devo fare per forza, non ci riesco a non farle. La promossa, chi ha vinto il campionato di C1, Lega Pro, del nostro girone, è una squadra che ha il capitano arrestato. Dico il capitano, l'espressione maggiore del club, arrestato per
non so se ne fa uso, ma comunque detenzione e spaccio di stupefacenti. Fate voi le considerazioni. Abbiamo fatto dei playoff con il Benevento. Il Benevento ha il portiere arrestato per essersi venduto le partite, certamente non a noi, perché noi per vincere 3-1 non abbiamo bisogno di dare soldi, facciamo i gol. L'Atletico non lo voglio neanche commentare, basta vedere chi sono gli sponsor ufficiali, sono tutti conosciuti benissimo della magistratura penale. Allora, noi abbiamo avuto la fortuna quest'anno di essere 12 in campo, perché il 12esimo giocatore era il pubblico, e abbiamo giocato, vi garantisco, contro 12 giocatori avversari. Ogni volta il 12esimo non si capiva chi era. Quindi devo dire che ha dato merito ai nostri ragazzi, ai nostri calciatori, ai miei calciatori, alle scelte fatte di prima l'uomo e poi come sai giocare al calcio, ok? Che sono dei campioni prima di tutto di morale. Cioè io voglio dormire la notte tranquillo sapendo che chi il giorno dopo mi rappresenta o rappresenta il mio club o rappresenta la mia città, che è una cosa ancora più importante, non so, una sceneggiata, sia trasparente, sia un gentiluomo. Questo è fondamentale. Ecco, Leo, qui però su De Liguori, che noi abbiamo conosciuto, ha militato per 6 campionati del Taranto, bisogna dire che l'abbiamo conosciuto anche il ragazzino, lui ha problemi che riguardano anche altra natura, ma io non me la sento assolutamente. Da ex rossoblù, insomma, ci dispiace molto quello che è successo, aspettiamo magari una sentenza. Sì, ma poi se si è garantisti bisogna essere garantisti fino in fondo, io lo sono, quindi assolutamente bisogna aspettare gli esiti di quelli che saranno poi le indagini della magistratura, quindi su questo argomento lo scanserei volentieri. Per quanto riguarda il discorso delle altre, alla fin fine, io cerco di guardare sempre in casa nostra, quindi in casa del Taranto. I risultati sportivi li ritengo sempre espressione, sempre e soltanto del rettangolo di gioco, e raramente di ciò che viene all'esterno, perché comunque per vincere devi essere più bravo degli altri. Questo è il principio che ha sempre ispirato le mie convinzioni e che continua a ispirarlo. Quindi sicuramente può essere apprezzato però il lato che il Taranto abbia uno stile, questo sì, nella scelta dei giocatori, che siano di comprovate capacità oltre che tecniche anche umane e morali, sicuramente questo è un buon intento da perseguire. C'è la pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, affronteremo poi subito dopo il tema legato a Davide Dionigi. Ringraziamo i telespettatori che ci stanno scrivendo e telefonando. A proposito di telefonate, ne prendiamo subito una, così poi andiamo ad affrontare il tema Dionigi col presidente D'Addario, ascoltando il diretto interessato. Buon pomeriggio, chi parla? Buon pomeriggio, mi sente? Sì, bene, bene, grazie. Perfetto. Solo una domanda al giornalista in studio. Per caso nella conferenza stampa si è parlato anche del problema stadio? Solo questo, se per caso si possa risolvere in tempi ristretti. Allora, purtroppo in questo caso io personalmente non posso rispondere in quanto non ero presente stamattina a Palazzo di Città per altri impegni professionali. Sì, ma l'ha anticipato il sindaco Stefano, sì. Ha parlato della vicenda stadio, ha detto che per il 2012 sarà realizzato l'anello inferiore, sarà completato il lavoro per la ristrutturazione dell'anello inferiore, poi entro il 2013 ci sarà l'ultimazione di tutti i lavori che necessitano allo stadio Erasmo Iacovone. Poi ovviamente il comune si impegna, così come da convenzione, alla manutenzione ordinaria dello stadio Erasmo Iacovone, anche se va detto che per esigenze proprio tecniche di gioco la società ha rifatto il manto erboso delle due aree di rigore proprio nel periodo di marzo-aprile scorsi. E allora andiamo avanti, la butto così, scrive Nicola. Dionigi, credo che sia il perno intorno al quale continuerà a ruotare quella ventola che soffierà quell'aria di passione ed entusiasmo ritrovato, e sottolineo ritrovato, che spingerà i nostri gladiatori verso i migliori risultati possibili. A proposito di sogni, ovviamente sempre Forza Taranto, saluti da Nick da Taranto. Sentiamoci il presidente D'Addario, la scintilla per Dionigi. Non c'è stata nessuna persona, quando io ho scelto Dionigi, che era d'accordo con me, nessuno, né, scusatemi, giornalisti, assolutamente nella maniera più categorica, sono stato tartassato, né i miei figli,
né lo staff tecnico, né Marras, nessuno, ok? Io Dionigi l'ho conosciuto l'anno passato, perché aveva smesso di giocare, no, giocava ancora, scusami, no? Perfetto. Ci ho parlato, ho riscontrato in Dionigi gli stessi valori umani, che sono i valori per noi fondamentali, per la mia famiglia fondamentali. Quando ho detto a Valerio che, devo dire la verità, è stato il mio più grande aiuto nel club, diciamo che lui è il presidente critico della società, eh? Io sono il presidente entusiasta, quello che fa, posso dire la parola, casino, quello che si arrabbia, compagnia cantando, lui invece è l'anima critica del club. Gli ho detto, Vale, noi abbiamo contattato a Taranto, Valentino Angeloni è presente qui, può testimoniare, a Taranto sarebbe venuto qualsiasi allenatore italiano, da Conte che allena la Juventus oggi, a Zeman che ha allenato il Foggia, lo potete chiedere, sarebbero venuti tutti. Far venire allenatori di questa che io non conosco, gente che non ho mai visto in vita mia, significava in qualche modo spossessarsi di qualcosa, di una creatura che tu stavi creando, cioè delegare a qualcuno un progetto, un processo, un sogno che francamente parlando non me la sentivo. Era più facile, cioè era più facile dire, vedi là tu, che succede, succede. Ho chiamato Davide al telefono, lui mi ha detto, io sono disponibilissimo, devo andare, forse mi chiama la Ternana, ok? E io gli ho detto, sabato vieni a Taranto, e ho detto a Valerio, Vale, mi fai una cortesia, vado a prendere in aeroporto, fatti una chiacchierata, vieni a Taranto con lui, se tu mi dici che ti ha convinto sotto il profilo umano, perché non è che lui poteva fargli degli schemi in macchina o poteva farsi una partita con Valerio, e Valerio è ritornato e mi ha detto, ma secondo me è il nostro allenatore. Davide Dionigi ha allenato il Taranto, i risultati sono stati vedere il calcio che io chiedevo di vedere, cioè il calcio che ci diverte. Ecco, adesso c'è un altro fatto a proposito di Dionigi, che potremo vedere all'opera un Taranto che Dionigi comincerà a costruire già a giugno, come si dice, le squadre quando devono vincere si fanno a giugno. Bene, Dionigi avrà la possibilità di creare il suo Taranto e metterlo in campo sin dalla prima giornata secondo quelle che sono le sue idee. E questo è un dettaglio da non trascurare. Questo, come dicevi tu, anzi è una cosa molto importante, direi fondamentale, anche se Dionigi ci ha dimostrato già nel suo periodo tarantino di quest'anno di aver creato il suo Taranto, perché senza nulla voler dire contro chi l'ha preceduto assolutamente, però il Taranto che è arrivato alla semifinale playoff è assolutamente il Taranto di Davide Dionigi, una squadra che sia nelle scelte dei giocatori che nelle scelte tattiche e anche nel modo di proporsi rispecchia assolutamente un calcio che è rispondente a quello che è l'idea di calcio di Davide Dionigi, che poi ha avuto dei meriti enormi anche dal punto di vista proprio della ricucitura, lui lo dice sempre, è molto contento di questo, della ricucitura proprio dell'armonia in città. Sentiamolo, sentiamo Dionigi, sentiamo quello che oggi ha dichiarato al microfono di Fabrizio Caffaro. Davide Dionigi è pronto a ripartire all'incontro di Palazzo di Città. Il tecnico rossoblù mette a tacere questa carriera, volevo fare l'allenatore in modo diverso e il mio intento è proprio questo, ha dichiarato il tecnico rossoblù. Non è facile, perché viviamo in un ambiente dove portare certe cose, quando c'è solo il risultato davanti, tutto passa in secondo piano, però ho visto che è un modo bello e si possono ottenere tutte e due le cose, quindi è un modo di fare calcio diverso che mi piace e lo porterò avanti con tutte le difficoltà, tutte le cose. Io ho visto a Taranto in sei mesi ho visto cambiare tante cose, c'è un'unione che io ho giocato 2 anni a Taranto, ho visto unire la gente ai ragazzi, i ragazzi alla stampa, tutti gli intenti che andavano verso un unico indirizzo. Poi il risultato non è avvenuto, diciamo quello della promozione. Sarà stato un caso? Non lo so. Però penso che sia la strada giusta e percorribile, quindi ne sono molto fiero più che altro di questo. Quindi io vi ringrazio ancora di cuore tutti quelli che hanno lavorato con me, anche lo staff che ho alle spalle, perché è vero che diciamo sono io poi il fulcro che guida i ragazzi, però ho tante persone vicino che mi vogliono bene. Ringrazio ancora la gente dell'affetto e ci rivediamo in ritiro il 13 di luglio.
Dopo l'incontro con il sindaco, Enzo e Valerio Daddario, Agostino Marras, lo stesso Dionigi e Valentino Angeloni si sono concessi alle domande dei giornalisti. Il consulente di mercato Rosso Blu ha confermato che la società è al lavoro soprattutto sul fronte dei calciatori in partenza e di ritorno dai prestiti. Colì e Sosa sono i primi obiettivi, contatti continui con la regina per Ousmane Sy, da valutare anche la permanenza di Girardi, con il Taranto intenzionato a trattenerlo. E allora abbiamo un altro stacco pubblicitario, nel frattempo ci giungono delle email, delle telefonate. Domenica a Roma mi sentivo orgogliosissimo di essere tarantino, prima e dopo la gara, ma come dice Ligabue il bello deve ancora avvenire, quindi il sogno è iniziato solo adesso. Poi c'è Giovanni Orlando che ci ha mandato un'email, fa parte della Curva Nord come sapete. Giovanni Orlando dice: non ci fate più vedere le immagini dei ragazzi del Taranto in lacrime, perché non è un Taranto da piangere, quindi non lo vogliamo più vedere il Taranto così. Quindi un messaggio anche ad Antonello Ingenito, la nostra regia quest'oggi, e quindi giustamente, non vogliamo più vedere il Taranto che piange, vogliamo vedere un Taranto sorridente. Da oggi in poi si cambia pagina, Leo, si volta completamente il discorso. Si cambia pagina perché il passato è già dietro le spalle, no? Pubblicità, ci vediamo dopo. E siamo con Leo Spaluto, lo ricordiamo ai nostri telespettatori, magari a coloro che si ponessero soltanto ora all'ascolto e alla visione di questo programma, dopo i playoff dedicato naturalmente questo spazio al Taranto. E allora il Taranto International, possiamo definirlo così, l'obiettivo è oltre la Serie B, ha detto il presidente Daddario, il sogno del presidente è un Taranto a livello internazionale, un progetto che sfiora l'utopia, ma provarci non guasta. Sentite Daddario. Nella mia testa c'è quello, nella mia testa come sogno, poi te lo ridico, lo dico e lo dico alla stampa, non mi prendete in giro per questo fatto, io sogno un Taranto famoso a livello internazionale, non sogno un Taranto in B, sogno qualcosa di diverso, poi non ci andremo mai, non lo so, però evidentemente se noi non ci fissiamo degli obiettivi che vadano al di là del naso, evidentemente non facciamo scouting, non prendiamo giovani nel nostro spogliatoio, non scegliamo allenatori di 36 anni, cioè 36 anni, un allenatore non ce l'ha, Davide è il più giovane allenatore mai, che abbia mai allenato un club, di qualsiasi categoria. Quindi io dico, scegliere i giovani, puntare sui giovani, tutto questo chiaramente costa, perché evidentemente, ma non lo dico per il costo, guardate, a noi il fatto di non essere, a me non interessa noi quanto abbiamo speso, non mi fa né caldo né freddo, a me interessa che noi abbiamo investito tantissime risorse, tutti, quante volte io e Guido Procelli siamo chiamati a mezzanotte per sapere se il nostro ragazzo infortunato poteva recuperare la domenica successiva, cioè, noi abbiamo vissuto 12 mesi, credetemi, al cardiopalma. Un velocissimo commento di Leo Spalluto, Corriere del Giorno. Ma sicuramente la scelta di Dionigi, la gioventù di Dionigi, anche se insomma c'è qualche altro esempio in giro di allenatori altrettanto giovani, è una scommessa vinta da parte di Daddario. Per quanto riguarda l'internazionalità, è giusto sognare e porsi dei grandi obiettivi. I grandi obiettivi servono a creare l'entusiasmo, a appassionarsi ancora di più ad un progetto. È ovvio che poi si sa, è normale che invece nel cammino di ogni giorno bisogna stare con i piedi per terra e fare un passo alla volta. E allora c'è Rita Bicchieri che ci scrive: buon pomeriggio a tutti, ormai il Flaminio è il passato, pensiamo al futuro sperando sia un futuro pieno di felicità e sogni, ci meritiamo davvero la Serie B, presidente non ci abbandonare. Telefonata, pronto, buon pomeriggio, chi parla? Adesso ci siamo? Ciao Gianni, sono Edoardo da Bologna. Senti, domenica veramente abbiamo sofferto tantissimo. Vi posso assicurare che nella mia casa c'era l'Erasmo Iacovone piena proprio, eravamo una trentina di persone tutte di Taranto a vedere la partita, ma ti dico francamente che per la verità siamo rimasti soddisfatti, anche se per quel dannato gol purtroppo non c'è stato possibile conquistare la Serie B. Niente Gianni, io una piccola domanda volevo fare. Vai. Gentilmente, ma così sembrerebbe che dopo quella bomba che sta cominciando ad esplodere per quanto riguarda il calcio c'è qualche speranza per il Taranto di un eventuale ripescaggio?
Ecco, io questo, grazie a questa domanda abbiamo già risposto anche martedì scorso, mi pare che non sia proprio nei programmi della società neanche presentare la domanda di ripescaggio, anche se poi alla fine tentar non nuoce vedendo gli eventi, insomma. Ma poi ci dovrebbe però, essere ecco, un sommovimento tale che al momento non è nemmeno immaginabile, dovrebbe succedere un cataclisma. Poi la giustizia sportiva, insomma, ha i suoi tempi che sono ristrettissimi. È una capacità di indagine, come dicevamo, fuori onda, particolarmente ridotta, sia proprio per numero di operatori che per la velocità di dover procedere a tante indagini contemporaneamente. Quindi credo che sia un discorso da tenere proprio da parte, poi se viene qualcosa di buono si vedrà. Ecco, sentite quest'altro passaggio dell'intervento di Daddario, il quale dice: abbiamo ereditato una situazione disastrosa dalle precedenti gestioni e l'abbiamo rimessa in piedi. 40 secondi di Daddario. Abbiamo pagato un dazio stupido, che è quello di proprietà che non ci appartenevano, no? Voglio dire, noi non c'entriamo niente con i vari evangelisti, con i vari non me li ricordo neanche di nome, francamente, perché non li conosco. Io ho cominciato a fare calcio esattamente un anno e mezzo fa, ereditando, scusatemi, lo devo dire, una fogna, e oggi abbiamo una rosa al posto di una fogna, quindi è difficile creare tutto questo in un anno e mezzo. Evidentemente, giustamente, la tifoseria non è abituata a fare certi tipi di ragionamenti e chiaramente vuole il risultato. Il risultato noi l'abbiamo dato col sentimento, con la voglia di fare le cose per bene, con lo stile. Sentiamo il commento di Leo Spalluto. Dico, il presidente Daddario ha pronunciato parole particolarmente forti, io non le avevo neanche sentite. È chiaro che noi non sappiamo quello che c'era nelle carte del loro passaggio di consegne, certo, sono persino sorprendenti nella loro forma e forza, considerando che sicuramente il periodo precedente aveva presentato dei problemi, ma dal punto di vista sportivo ha sicuramente avuto dei risultati altrettanto buoni, ricordiamo, finali playoff, semifinale, insomma, non bisogna dimenticarlo questo. Un appuntamento importantissimo per gli amanti del Taranto, abbiamo realizzato, o meglio, diciamo le cose come stanno, Antonello Ingenito ha realizzato un montaggio, gli highlights di tutto il campionato. Una meraviglia, direi. Cioè, cosa che poi comunque facciamo ogni anno, questo è bene sottolineato. Roba da collezionisti, molti collezionano. Roba da collezionisti, che noi ogni anno puntualmente, grazie sempre ad Antonello Ingenito e alla sua preziosa collaborazione, montiamo con o senza commento, con didascalie, tutto l'anno che il Taranto ha disputato, le partite che ha disputato e naturalmente i momenti salienti, i gol. Ebbene, questo collage andrà in onda domani su questa rete alle 20:30, quindi magari vi attrezzate col telecomando per registrare, per farvi un bel DVD della stagione 2010-2011, dal 22 agosto, quando ci fu la prima partita con la Ternana, fino alla gara di domenica scorsa al Flaminio. Ci sarà tutto nel montaggio di Antonello Ingenito domani alle 20:30 su Studio 100 TV. Mai dubitato di Dionigi, dice Daddario. Le voci della partenza di Dionigi non sono mai nate nella società, non è mai stato messo in discussione e nell'ultima riunione abbiamo parlato dei programmi futuri. Sentite. Capisco il ruolo di tutti, capisco che la stampa debba fare anche il giusto show e compagnia cantando. Dionigi non ha mai messo in discussione il rapporto col Taranto, mai. Io e Dionigi, io lo giuro su mia madre che non ho più da diversi anni, non è mai venuto da me a parlare del nostro rapporto, mai. Noi ci siamo riuniti ieri mattina e avantieri per parlare di strategie di mercato, punto, non del nostro rapporto. Dionigi, no, io non so e non mi interessa sapere se lo ha mai contattato qualche club, so soltanto che è un nostro tesserato, lo è per 2 anni più un anno che il Taranto ha un'opzione. Sicuramente io non tratterrei al momento mai nessuna persona che non vuole stare con me. Voglio dire, chi non vuole stare con me se ne va, non c'è nessun problema. Ma Dionigi è una persona seria quanto me, altrimenti non avrebbe allenato il Taranto quest'anno. Io voglio che il Taranto Calcio, cioè la squadra di calcio della città di Taranto, sia composta da persone per bene, a partire dall'allenatore. E secondo me l'allenatore quest'anno ci ha rappresentati veramente ad altissimo livello, a livello nazionale. Ecco, una battuta, Leo, noi stiamo facendo in questo momento concorrenza al collega, bravissimo collega Fulvio Paglialunga, che sta andando in diretta sulla Rai Rai VR8
8 con il suo Ogni Benedetta Domenica, questa trasmissione che parla del calcio. Ci dispiace per lui, ma dovrà cedere il passo almeno, tanto poi ci sono tutte le repliche. Ecco, a proposito, diciamolo, quando ci sono le repliche del sono programma una decina, di Fulvio. Quindi basta andare su internet, su VR8, il canale della Rai, e vedere tutto l'elenco delle repliche, perché sono tantissime, una trasmissione molto bella che consigliamo a tutti gli amanti di sport. Insomma. Ma tu cosa pensi? Lo perderemo, nel senso che andrà a Mamma Rai definitivamente, poi non lo vedremo più sul Corriere del Giorno, Fulvio Paglialunga? Non credo, anche perché sennò mi mancherebbe chi sfottere in redazione il pomeriggio, quindi... Delle cantine Torsello, sponsor e fornitore ufficiale del Taranto Calcio, con i propri vini abbraccia in segno di affetto e stima gli atleti ionici che nello stadio Flaminio di Roma, al termine di una memorabile partita in una battaglia impari contro la sorte avversa, hanno commosso come eroi magno greci l'intera città con la loro impresa. Quelle dei ragazzi del Taranto e del suo condottiero Dionigi sono state le gesta in cui le emozioni sono diventate concrete e a cui è corrisposto da parte della straordinaria tifoseria tarantina una civiltà, un'eleganza e una signorilità sportiva senza pari. Però rimane la mancanza di uno sponsor principale sul petto dei giocatori rosso-blu, e questo è un paradosso che noi vogliamo evidenziare. Questo è un paradosso che, permettimi, riguarda tutte le principali squadre tarantine degli sport di vertice, riguarda anche purtroppo anche le ragazze del basket da diversi anni. Naturalmente il nostro auspicio è che finalmente ci si renda conto davvero dell'importanza, della valenza, del messaggio che viene trasmesso, del messaggio positivo attraverso lo sport, attraverso il calcio, attraverso gli altri sport. È un messaggio che fidelizza anche nei confronti dei marchi, quindi credo che queste squadre meritino di avere sponsor importanti sulle proprie maglie. E adesso gli aspetti tecnici, perché da Dario ha detto Pensalfini potrebbe avere in futuro un ruolo all'interno della società. L'apertura del mercato verrà tesserato vice domini, che è questo nome che ormai abbiamo già dato abbondantemente. Sì, un nome acquisito, quello di vice domini. Da gennaio, diciamo che buon ci buon giocatore, peraltro. Pensalfini mi fa piacere che abbia avuto il riconoscimento della propria validità, perché sicuramente è uno dei giocatori che ha dato di più nella parte finale del campionato. Fra l'altro, è una persona che intende il calcio come si viveva una volta. Quindi, sono belle parole da parte di Daddario, è giusto questo riconoscimento nei confronti di questo. Sentiamo da Dario che parla degli aspetti tecnici. Già confermato Pensalfini, che ha dimostrato di essere un grande campione nonostante i suoi 34 anni. Pensalfini è una risorsa importante per il Taranto, perché è un uomo che ha un grande carattere, e ha un grande profilo umano, ed è una di quelle persone che, non vi nascondo, se la parte tecnica del club deciderà in futuro di trattenere per evidentemente crescere il vivaio, noi gli faremo anche queste proposte eventualmente, evidentemente, se domani Pensalfini non vorrà più giocare al calcio, domani non l'anno prossimo evidentemente, perché quando noi guardiamo ai nostri giocatori guardiamo anche a uomini che possono, tutto sommato, se riescono ad arricchirci sul campo, probabilmente con i loro valori che ho già descritto, probabilmente sono capaci di arricchirci anche fuori dal campo, arricchirci sempre, parliamo non di soldi chiaramente ed evidentemente. E quindi sono sicuro al 100% che ragazzi come Pensalfini siano assolutamente da valorizzare anche in un futuro prossimo del Taranto. E questo ha portato a chiudere Pensalfini già. Vice domini è un altro giocatore, vuol dire il capitano della Paganese. La Paganese come calciatori ha vice domini, poi il resto è tutto quello che poteva evidentemente mettere insieme per normali capacità proprio finanziarie e di organizzazione. C'è anche un nostro calciatore molto valido della Paganese, Ferraro, che ha dato il suo contributo. Noi abbiamo comunque tesserato vice domini, e questo tesserato ancora no, perché non si può fare, però anche le quelle è stata un'operazione importante di scouting fatta da Valerio, da Mezzina, da Angeloni, quindi questo lavoro è fatto durante l'anno, molti nomi noi li scegliamo durante l'anno. Presidente Daddario mi fa un assist, Mezzina, Angeloni, Valerio Daddario, gente molto giovane e gente molto umile che andando avanti nonostante mille critiche, polemiche, anche a volte un po' esagerate, però hanno dato... Io penso che quest'anno sia stato un anno di grande maturazione, di grande crescita proprio da parte dell'assetto societario, perché queste tre persone che hai appena citato sono in realtà diventate, alcune lo sono già, cioè Mezzina allena da sempre, peraltro una persona estremamente valida, Angeloni
È un dirigente conosciuto, Valerio Daddario, è cresciuto moltissimo nel corso dell'ultimo anno, è maturato in fretta come dirigente sportivo e quindi sicuramente associano quello che è l'entusiasmo della gioventù a una competenza già acquisita, ma che ovviamente la competenza non finisce mai, si può sempre crescere. E poi non va dimenticato Agostino Marras, che... che ha un ruolo, importantissimo, un ruolo più istituzionale, perché, se vogliamo, è in questo momento meno tecnico, ma magari meno dietro le quinte, più dietro le quinte, no? Rispetto, ma che è sicuramente altrettanto importante, ed è un altro uomo che ha comunque fatto la storia del Taranto recente, del Taranto moderno nei suoi vari ruoli. E poi, a parte Dionigi, che fa storia a sé e sappiamo benissimo come ha stravolto completamente il modo di fare l'allenatore e come ha cambiato le regole, le linee guida del rapporto che c'è tra la squadra di calcio e la città. Permettimi di dirti una cosa, io penso che Dionigi come allenatore sia un predestinato e mi auguro di avere ragione su questo, ovvero penso che lui abbia veramente le carte in regola per fare tanto e ad altissimi livelli. Noi ci auguriamo che naturalmente i suoi primi successi li abbia proprio a Taranto. Ecco, dicevo, comunque in tutti, in ognuno dei collaboratori del Taranto c'è un comune denominatore che è l'umiltà, e a questo comune, sotto questo comune denominatore ci sono anche elementi, personaggi come Giampaolo Spagnuolo, certo, come il preparatore atletico Paolo Re David, che nel silenzio, nell'ombra, ma con grande sacrificio hanno lavorato. Chiudiamo la nostra trasmissione con le trasferte negate, perché è un argomento che interessa molto i tifosi, naturalmente, coloro che si sono visti negare 16 trasferte su 17 quest'anno, e c'è un intervento al Presidente Daddario, sentite. La verità, proprio ieri ho fatto una lettera che non sarà pubblica, è riservata, al Presidente della FIGC, al Presidente della Lega Calcio, al Presidente della Lega Pro, ai quattro organismi fondamentali del calcio italiano, al quale ho lanciato un grido di dolore. Non ho fatto una protesta, perché in questo tipo di ambiente il calcio non serve fare la protesta, ve lo dico chiaro e tondo. Lo Tito è uno di quelli che fa le proteste, no, Moratti non ne fa. Io non voglio seguire il presidente di calcio che denuncia a tutti i costi sempre tutto, perché sennò qui facciamo come abbiamo fatto l'anno scorso con la stampa, che litighiamo tutti i giorni, e quindi evidentemente a chi è servito? A niente. Continuiamo così? È uno stress inutile. Quindi noi abbiamo fatto, io ho fatto di mio pugno, con l'aiuto di uno dei miei collaboratori, affinché si evitasse di scendere, di cadere in qualche errore, una lettera che è un grido d'allarme e di sofferenza, perché, lo ripeto, quest'anno in B è stata promossa la Nocerina. Non ho nulla contro la Nocerina, non ho nulla contro il presidente della Nocerina, ma voi sapete benissimo che la società è responsabile del comportamento dei propri tesserati. I miei giocatori, i nostri calciatori, i calciatori della città di Taranto firmano una lettera di deontologica di comportamento appena sono tesserati. Quindi per me il presidente della Nocerina e la società Nocerina è responsabile del suo capitano, punto, come io lo sono del mio capitano. Questa è la prima. Benevento è una di quelle che ha giocato i playoff con la Juve Stabia, che era tra le candidate alla promozione, arrestato il portiere. Signori, che cosa vogliamo aggiungere al calcio? Non lo so. Allora dico, onestamente parlando, io in questa mia lettera, lo ripeto, è una lettera di sfogo educato. Ho detto, noi vorremmo giocare al calcio, permettetecelo, punto. Questa è la sostanza. E allora, un altro sogno infine, avvicinare l'imprenditoria tarantina alla squadra per crescere insieme e far sì che la S Taranto Calcio sia la forza trainante del territorio, ha detto, concludendo, il presidente Daddario, garantendo visibilità anche alle realtà imprenditoriali locali. Poi il sindaco che ha regalato un portamonete con una monetina dentro, questa è una cosa simbolica, anche simpatica. Questo è un portafortuna. Sì, un portafortuna, no? Perché può essere di buon auspicio affinché magari le tasche del Taranto possano ingrassarsi. Questo significa che c'è tanta gente che va allo stadio, c'è tanta gente
che viene ingaggiata giovane, più magari forte, in grado di come l'Udinese, col modello Udinese, che poi insomma non è che sia un bel tanto modello distante se non geograficamente. Allora chiudiamo, io ringrazio di cuore Leo Spalluto, Corriere del Giorno e Radio Cittadella 96.500. Grazie anche di questa doppia citazione.